Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a configurare il BGP multi-homming per il nostro piccolo test. Allora, apriamo la console del router 1 che è appena partito, quindi procediamo con un bel no. Andiamo a configurare, fatemi spostare la console qui. Andiamo a configurare una loopback nel router A. Poi l'interfaccia Fast Ethernet 01 e la Fast Ethernet 0/0. Allora, intanto configuration terminal host name router A. Interface LO che sta per loopback 0, IP address 1.1.1 255 255 255 0. Poi interface F0 slash 1 IP add 160.20.20.1 che è questa. Subnet slash 24 no shut. Poi andiamo a configurare l'interfaccia F00 interface Fast Ethernet 00 IP add 150.10.10.1 255 255 255.0 troppi zeri, no shut. A questo punto andiamo a configurare anche il resto. Ora arriva la parte più ovviamente che ci interessa. Router BGP 11, che è il nostro autonomo system. Poi facciamo network 1.0.0.0. Poi, che è la nostra rete, il nostro IP, diciamo, immaginario in questo caso. Scriviamo neighbor 150.10.10.2. Remote AES 10, che è il nostro sistema autonomo, autonomo system remoto. Ancora neighbor 160.20.20.2 remote AES 10, invio. Poi gli scriviamo maximum path 2, cioè due percorsi. No auto summary e fatto, questo è configurato. Adesso salviamo e andiamo a configurare il router numero 2. Apriamo la console, prendiamo la nostra console, apriamola un pochetto. No. Facciamo partire un secondo router perché sono appena stati tutti accesi. Enable. Configuration terminal. Host name. Oops, host name. Router B. Interface F00 160, sì, F00 160.20.20.2 255 255 255 0. È troppo veloce. Interface F00 e poi IP add no shut interface fast ethernet 0 slash 0. Ah no, scusatemi perché guardo router C. Guardo router C. Allora, poi abbiamo interface F01 che è questa. IP add 255
2.2.2.1 255 255 2550 no shut. Poi andiamo anche qui a configurare il BGP, router BGP 10, e gli scriviamo network 2.0.0.0, invio. Poi gli scriviamo neighbor, che ovviamente il mio neighbor è 160.20.20.1, remote AES 11. Oh, sorry. Questo è fatto. Adesso andiamo a configurare il router C, anche in questo caso link up. Neighbor, eccolo qui, chiudi, apri, no, enable, un attimo solo, enable, conft, hostname router C, interface F0/0, IP address 150 punto no, F0 150. Allora, vediamo un po'. 150.10.10.2 255 255 255.0 no shut, interface F0/1 che è quella che collega all'interno al BGP, IP add 2.2.2.2 255 255 255.0 no shut, e a questo punto andiamo anche a questo, in questo router, a configurare il BGP. Router BGP 10, poi scriviamo network 2.0.0.0, neighbor 150.10.10.1, remote AES 11, auto summary, avvio. E guardiamo se va su il link. Nel frattempo io posso aprire questa console. Posso riaprire questa console e posso riaprire anche la console del router A. Allora, router A, neighbor app, router B, neighbor app, router C, eccola qui la nuova adiacenza, app. E quindi a questo punto, se io vado qui, show BGP, question mark, ok, facciamo all perché tanto qui non c'è ancora niente, ancora non ha ricevuto un granché. Ovviamente qui le tabelle di BGP è praticamente inesistente, perché ovviamente all. Guardiamo un po' cosa facciamo adesso. Nel router 1, quindi nel router A, show IP root, ed ecco qua la mia rotta BGP, che B sta per BGP, che è raggiungibile da 160.20.20.2 e da 150.10.10.2. Poi facciamo la stessa cosa sempre nel router 1. E scriviamo show IP BGP 2.0.0.0 e ecco qui che cosa vediamo. Ok, con show BGP 2.0.0.0 cosa vediamo qui? Qui vediamo il miglior percorso, che eccolo qui, è questo 160.20.20.2 best, migliore.
Poi ci sono dei comandi per influenzare il traffico, perché io gli posso dire che magari voglio passare per 150. Poi dopo guardiamo un'altra cosa. Ok, adesso facciamo un test. Dal router A facciamo un ping verso 2.2.2.1. E come vedi qui mi risponde il ping. Se lo faccio verso 2.2 non mi risponde. Non mi risponde perché il peer non è attivo, cioè il peer è su, però lui non lo fa passare in quanto la migliore, il best path è 160. Se io faccio per esempio invece un trace, quindi trace route verso 2.2.2.1, appena ha finito di pensare, dovrebbe darmi come risultato 160. Un attimo che metto un pauso al video perché è sempre lento. Come miglior percorso, lui mi dice che i dati passano da 160.20.20.2, quindi dal router B, configurazione base del BGP. Poi, ovviamente, si può influenzare il traffico del BGP, si può mandare anche l'OSPF, eccetera. Per il momento è tutto. Se ti è piaciuto un video, lascia un mi piace. Se non sei iscritto al canale, iscriviti. Al prossimo. Ciao.